Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Chiara Nasti in ospedale con la figlia Dea. Cosa è successo? Attimi di tensione per Chiara Nasti, che si trova in ospedale con la figlia Dea. La bambina, nata lo scorso 24 luglio, è stata ricoverata per un problema di salute. Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Nasti ha annunciato che la figlia Dea, venuta al mondo meno di un mese fa, è stata ricoverata in ospedale. La neonata è apparsa sul lettino del nosocomio, con il piedino fasciato e una serie di fili attaccati al corpo. Cos'è successo alla bimba? Le parole di Chiara Nasti. A didascalia dello scatto che ritrae la figlia Dea in ospedale, Chiara Nasti ha scritto: «Ti amo, principessa mia». L'influencer campana ha aggiunto solo emoticon a forma di cuori rosa e bianchi, senza svelare il motivo del ricovero della piccola. I fan si sono subito allarmati, ma nelle ultime ore sono arrivati alcuni aggiornamenti incoraggianti. Gli aggiornamenti di Deianira Marzano. Ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della piccola Dea è stata Deianira Marzano. L'esperta di gossip, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere: «Ho parlato con Enzo, il papà, che è anche lui lì. Un problema al pancino come viene spesso ai neonati. Niente di grave, quindi la figlia di Chiara e Mattia sta bene, ha avuto solo un…»